Prima Radio. Ho il grande piacere di ospitare un grande artista siciliano, è Mario Venuti. Buongiorno Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Me lo consenti di aprire con il ricordo di Franco, che per te ha rappresentato innanzitutto un amico, lo possiamo dire? Sì, sì, ci siamo conosciuti alla fine degli anni Ottanta, insomma, allora nel corso del tempo ci siamo sempre visti, abbiamo fatto le cose insieme, e quindi insomma per me è un doppio lutto, un amico ma anche un grande artista che tutti conosciamo. E posso chiederti se tu eri preparato psicologicamente, visto che il maestro Battiato non, ormai non stava bene da un po' di tempo, però questa, voi che siete più intimi, eravate pronti a questa notizia? Onestamente io non mi aspettavo che così presto. No, non me l'aspettavo. Sì, diciamo, lui ha sempre, attraverso i suoi, la sua ricerca spirituale, ha sempre, come dire, avuto un rapporto con la morte meno traumatico, meno un tabù come è nella nostra società oggi. Oggi abbiamo paura a parlare della morte, la morte ci sembra qualcosa di impossibile, mentre fa parte della vita, e lui lo sapeva benissimo, e quindi come dire, sapeva che questo momento sarebbe arrivato prima o poi, ed era preparato forse più di come lo siamo noi ad affrontarlo. Stamattina leggevo, non so se tu la pensi come qualcuno, il fatto di non aver fatto una camera ardente in modo tale che molti potevano andare a trovarlo. La scelta è stata quella di fare i funerali in forma privata nella villa di Milo. Poi leggevo anche qualche personaggio che magari sperava di dare l'ultimo saluto al maestro. Tu sei concorde che bisognava fare tutto in maniera così come forse lui voleva? Guarda, un po' il Covid, un po' la riservatezza della famiglia, credo che sia la cosa più giusta. Ci sarebbe stata una folla francamente impossibile da gestire, soprattutto in tempi di pandemia, per cui sembra una scelta più che saggia. Allora, noi ritornando un po' alla parte discografica che riguarda Mario Venuti, quando è arrivato il singolo in radio l'abbiamo subito cominciato a trasmettere. Non è solo una sorta di patriottismo, perché poi è bello comunque quando in Sicilia dei colleghi delle radio arriva il singolo e lo trasmettono, perché intanto già c'è questa bella unione tra gli artisti siciliani e le radio siciliane, tutte quante, tra le più piccole e le più grandi. Ma quando poi c'è il disco che veramente è fatto bene, perché Ma che freddo fa, insieme a tanti altri, è una grande festa che comincia, e sembra incredibile passare dall'addio a una grande festa, perché vabbè, poi ma ci sono lì in alcuni popoli la bravo, morte si celebra con una festa, in fondo il passaggio da una vita ad un'altra vita. E sì, il progetto è partito, diciamo, nel marzo scorso, sì. L'idea di questo progetto è di reinterpretare, allora da tempo voglio di fare un disco di cover, perché che se ne dica, un artista, un cantautore vuole sempre di esprimersi, cantare le proprie canzoni, è vero, però è anche vero che si ha voglia di essere anche interpreti, no? Sì. Perché i cantautori, io lo sono, penso di essere, cioè ho un modo mio di interpretare le cose, che siano le mie, che siano quelle degli altri, e quindi volevo mettere l'accento su questo aspetto. Sono anche un interprete, e però ho trovato l'idea giusta, nel senso che ho pensato di reinterpretare delle canzoni italiane che tutti conoscono, canzoni molto popolari, è una scelta proprio voluta. Non scegliere canzoni d'autore, chicche nascoste, e quindi volevo canzoni molto 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 conosciute, però servirle in salsa tropicale, con questo vestito, visto che sono un appassionato di musica brasiliana, e quindi assieme a Tony Canto, che è il produttore e arrangiatore del disco, ci sarà un disco di canzoni italiane ma tropicalizzate, quindi samba, bossa nova, forró, eccetera eccetera. L'universo musicale brasiliano è molto molto variegato.
Ma, e quindi ci sono delle possibilità. Tu di una tua dichiarazione, le buone canzoni puoi girarle come vuoi, rimangono belle, ma sfido chiunque ad aver mai pensato a una samba per il successo di Nada, che Ma che freddo fa, che la canzone è 69, scritta da Mattone Migliacci, effettivamente è osare, cioè io penso che non è che uno si sveglia la mattina, per quanto sia interprete, dice io faccio la versione samba tropicale di Ma che freddo fa. Evidentemente, insomma, hai avuto gli attributi. C'è un po' di follia anche in questo. Sì, sì, però vabbè, insomma, un pizzico di follia. Se lo fa Venuti, no, è un discorso. L'intento è anche quello di sorprendere, no? Di spiazzare. Sentirete man mano che usciranno i singoli e poi l'album, che le interpretazioni sono proprio, servono proprio a dare una rilettura differente. Arriva una canzone che è quella, però è un'altra cosa, ecco. Sì. Perché al di là di quello che dicono tanti, che è una canzone che si affeziona a una versione originale, non vogliono sentirne variazioni di alcun tipo, basta che cambi una nota già si disturbano. E invece le canzoni sono una materia come la plastilina di quando eravamo bambini. Sì. Cioè è una creta, cioè si può modellare, può diventare qualche altra cosa, è sempre quella, però si presenta in un modo differente. E in questo disco, questo lavoro, man mano sentirete, c'è un modo diverso di interpretare queste canzoni, che credo che sia lecito, io abbia diritto, a parte che mi sono divertito come un matto, e il piacere di dare un'altra lettura. Intanto nel ringraziarti anche del ricordo al maestro Battiato e nell'aver parlato di Ma che freddo fa, che Prima Radio trasmette, ho mandato in onda quella e sto per concludere la trasmissione, e quindi ci stiamo salutando tutti con Fortuna, se me lo consenti, io chiedo autorizzazione. Certo. A lei, perché così chiudiamo un attimino questo piccolo cerchio, perché è un disco del 1994, se non erro. Dovrebbe essere. Sì, quindi mi sembra di concludere anche con un disco piacevole per il pubblico mattutino. Mario, ti ringrazio. Se vuoi salutare il pubblico di Prima Radio che ascolta nelle varie province siciliane, ti do la parola, ti do il microfono o il telefono. Vada. Beh, auguro una buona giornata e una buona estate agli ascoltatori di Prima Radio. Con tutto il cuore, Mario. Prima Radio.